Quando e dove è nato il fotoreportage di guerra? In Italia, quando l'Italia non era ancora nata. Era infatti il 1849 ed il milanese Stefano Lecchi si aggirava sul teatro dei combattimenti tra le truppe francesi, chiamate in soccorso dal Papa, e l'esercito di Garibaldi, fotografando quello che era rimasto dopo i cannoneggiamenti che avrebbero segnato la fine della Repubblica Romana, vissuta solo 5 splendidi e complicatissimi mesi. Sono Giovanna Vernarece e questo è il secondo episodio di Filofotografia, Radio 21 Aprile Web per la fotografia, appunto. Stefano Lecchi, parte prima. Nelle biografie di Stefano Lecchi la cosa che ti colpisce di più, almeno al primo sguardo, sono i punti interrogativi. Quasi fosse vissuto ai tempi di Erodoto, il luogo e la data della sua nascita sono generici o discordanti. Lombardia, ma altrove si specifica milanese, e quanto alla data varia tra il 1803 di Wikipedia e il 1804 della Treccani. Quanto alla morte, beh, lì ci sono tre puntini o un laconico post 1866, il che in realtà vuol dire solo che dal 1866 non si hanno più sue notizie fotografiche, diciamo così, o persone che parlano di lui nelle loro lettere. Per quello che ne sappiamo potrebbe aver vissuto altri 10-20 anni, anche se sarebbe strano perché non risulta abbia mai smesso di amare e frequentare la fotografia. In realtà questo mistero sul luogo di nascita, la data di nascita e l'anno di morte di Stefano Lecchi è stato risolto, ma te lo dico più tardi. Così possiamo forse ancora immaginarcelo magari colpito in uno degli scenari di guerra che voleva raccontare. Il 20 giugno del 1866 scoppiò la terza guerra di indipendenza italiana, quella contro l'Austria che alla fine cedette Mantova e una parte del Friuli ma si tenne il Tirolo, e Garibaldi, che il Tirolo lo aveva quasi liberato, accettò la decisione del re Vittorio Emanuele II con il suo famoso obbedisco, tanto per orientarci. Ti racconto infatti questo non solo per sbloccare un ricordo che per la mia generazione è sostanzialmente di terza media, che in terza liceo avevamo la maturità e quindi altro da pensare, ma perché di lui, Stefano Lecchi, si sa pochissimo, ma sono quasi certe le sue simpatie per i garibaldini. Le sue immagini volevano essere un racconto, una documentazione della vita di tutti i giorni dell'esercito che difese la Repubblica Romana. Non troverai nelle sue 41 fotografie persone in posa marziale o tentativi di abbellire i devastanti risultati della guerra sul territorio. E semmai colpisce la sua attenzione, soprattutto in tempi in cui fotografare era molto di più che fare un click, per quanto studiato, non solo per gli edifici importanti, ma anche, forse più, per quelli più modesti. Ma non immaginatelo tendenzialmente sedentario utilizzatore di daguerrotipi più o meno modificati. C'è un libro di Roberto Caccialanza da cui si apprende che, innanzitutto, il mistero della sua nascita, come ti accennavo all'inizio, è stato risolto. Nacque il 29 agosto del 1803 a Senago, vicino a Milano, che, quanto alla morte, probabilmente avvenne ad Alessandria d'Egitto tra il 1869 e il 1871. Che ebbe una moglie, anzi due, e la seconda la sposò a Malta, e da questa ebbe 4 figli, nati in Francia e a Roma, dove abitava in via del Corso, e anche quelli nati in Francia non in un solo posto, ma a Parigi, a Tolone, a Marsiglia. Ma soprattutto, quello che emerge è che Lecchi fu davvero un reporter senza frontiere. In Italia, oltre a Roma, lo trovi a Pisa, a Napoli, a Pompei, in Francia praticamente ovunque, e poi in Spagna, e a Londra, e a Bruxelles, in Germania, a Ginevra, e chissà dove altro. Anzi, è proprio questa sua quasi ubiquità a rendere difficile per gli storici ricostruire i suoi spostamenti. Aveva inoltre buono spirito commerciale, spesso arrivando in un luogo nuovo dava avviso della sua presenza sui periodici, e a Malta aprì uno studio fotografico, e ricordo che mancavano almeno 30 anni alla fine del 1800, dove sembra fotografò Garibaldi che era in visita all'isola. Sotto il profilo del suo apporto alle arti visive, dalle nebbie iniziali emergono, anche grazie al libro di Caccialanza, segni che iniziò la sua strada come pittore e che era proprietario di un cosmorama, misterioso almeno per me, aggeggio, che permetteva la visione di quadri panoramici ingranditi e in rilievo, grazie a un'illusione ottica.
Conobbe Daguerre a Parigi, ne divenne allievo e inventò una tecnica per colorare i daguerrotipi, nonché un particolare dispositivo per la messa a fuoco. E quando fu a Roma, probabilmente fece parte della scuola romana dei fotografi che usava la tecnica del calotipo per trarre più copie positive da un negativo di carta e dai quali si devono le più antiche vedute fotografiche romane. Nel 1844 ad aprile Stefano Lecchi presenta all'Accademia la sua nuova macchina fotografica dotata, come ti dicevo, di un meccanismo per la messa a fuoco, ma non ha successo a causa della stroncatura un po' superficiale, sembra, di uno dei soloni della situazione. Ma soprattutto Stefano Lecchi fu un fotoreporter, il primo, si sostiene, e fondatamente, perché quello dell'inglese Roger Fenton, di solito indicato appunto come capostipite del genere, è un fotoreportage del 1855, guerra di Crimea, mentre quello di Lecchi a Roma è di 7 anni prima. Così, le 41 stampe fotografiche in carta salata al bromuro di iodio che Lecchi ci ha lasciato costituiscono in realtà l'inizio di un modo di raccontare le immagini che oggi, 150 anni dopo, è dentro gli occhi, le menti e le vite di tutte e di tutti noi. Sono Giovanna Vernarecci e oggi ti ho parlato di Stefano Lecchi, fotoreporter vissuto nei primi 70 anni del 1800. Questa è la puntata numero 2 di Filofotografia, Radio 21 Aprile Web per la fotografia, appunto. Se hai altre informazioni su Stefano Lecchi o vuoi comunque commentare, scrivimi una mail a radio21aprileweb@gmail.com. Prendiamo anche gli insulti, come dice Luca Bizzarri alla fine delle puntate di Non hanno un amico, podcast di Cora Media che ti consiglio caldamente. I testi che ho citato e consultato sono in sinossi e la musica è sotto licenza artlist.io. Alla prossima!